Il no dei 5 Stelle alle consultazioni con Renzi lo ha pronunciato ieri Grillo durante la manifestazione contro la corruzione che ha riempito Piazza del Popolo a Roma e i toni di Grillo nei confronti di Renzi sono stati molto duri. Sentiamolo con Monica Giandotti. Oggi abbiamo un bufoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi, uno che non fa neanche i nomi al suo partito, viene da noi e dice fa i nomi, dici i nomi, e allora tu non accetti. La piazza è piena, il Popolo 5 Stelle ha già ascoltato Alessandro Di Battista che con una lettera indirizzata al Premier rispediva al mittente l'invito alle consultazioni, ribadiva fateci i nomi e noi li sottoporremo al vaglio della rete e proponeva eleggiamo il Presidente della Repubblica entro il terzo scrutinio con la maggioranza dei due terzi e non con la maggioranza semplice richiesta alla quarta votazione. E al leader il compito di chiudere la manifestazione contro la corruzione. I toni sono duri, Grillo affonda contro il patto del Nazareno, contro l'ex capo dello Stato napoletano, contro Berlusconi, contro l'euro, contro i ministri delle finanze di tutta Europa per i quali invoca addirittura processi e galere. Io non so che dobbiamo fare, dice alla platea, se rimanere duri e puri oppure sporcarci le mani anche noi, ma è una provocazione. La piazza sta al gioco e gli risponde in coro. Forse non lo so! Allora siamo d'accordo! Ma in serata arriva un tweet, Grillo aggiusta il tiro e scrive: se i nomi Renzi non ce li vuole fare, che ce li faccia il PD. Un'apertura agli altri democratici che qualcuno già legge come la disponibilità dei 5 Stelle a convergere su una candidatura alternativa. Insomma, il movimento continua ad oscillare tra due strategie, quella barricadera e dei Vaffa e quella più politica e tattica. Del resto i 5 Stelle vogliono essere nella partita per l'elezione al Colle, gli stessi parlamentari lo hanno ripetuto più volte e non tutti sono convinti che la scelta di non andare al Nazareno per le consultazioni sia la migliore. Il rischio di essere ininfluenti dopo il no di ieri sera è diventato più concreto.